Quando è uscito nelle sale cinematografiche il film Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello durava 178 minuti, praticamente 3 ore, invece nella sua versione estesa uscita in Blu-ray dura 228 minuti, poco meno di 4 ore. Una cosa simile succede anche per il secondo e il terzo film della trilogia diretta da Peter Jackson, con Le Due Torri che passa sempre da 3 ore a quasi 4, Il Ritorno del Re addirittura da 3 ore e 20 minuti a quasi 4 ore e mezza. Le versioni estese, ormai amate da tutti i fan, ci hanno consentito di vedere scene che non erano rientrate nel minutaggio ridotto necessario per la proiezione in sala. Tra queste, alcune sono diventate famosissime, penso a quella con la bocca di Sauron, un personaggio che era stato totalmente tagliato nella versione cinematografica. Forse vi stupirà, ma nonostante le versioni estese, delle scene sono rimaste fuori addirittura dalla versione a durata più lunga rilasciata in Blu-ray. Ma penso che tanti di voi non sarebbero mai sazi del Signore degli Anelli di Peter Jackson, così ho deciso di andare in cerca di queste scene rare e di farvene vedere alcune, potremmo dire inedite, rimaste fuori anche dalla versione estesa. Se siete pronti a scoprire oggi, oltre 20 anni dopo rispetto all'uscita dei film, ancora delle nuove scene, beh, non ci resta che andare a guardarle insieme. Prima di guardare e di commentare le varie scene rimaste fuori, faccio la rapida premessa che ci sono molte battute o brevi linee di dialogo rimaste fuori dalla versione definitiva. Non vi parlerò di queste, tranne che se sono particolarmente rilevanti, anche perché spesso sono solo leggerissime varianti alla scena come la conosciamo. Ovviamente nel girare un film spesso si girano varie versioni alternative della stessa scena e alla fine si decide qual è la migliore, e anche nel caso di scene alternative ve ne parlerò quando hanno un peso rilevante per la narrazione. Detto questo, partiamo con le scene della Compagnia dell'Anello. Una prima scena inedita fa parte già del prologo, dove Peter Jackson ha rappresentato la battaglia di Dagorlad alla fine della Seconda Era. Purtroppo in questo prologo, nella versione finale, viene dato un certo spazio a Elrond, perché è un personaggio principale che si rivedrà anche dopo nei film, ma quasi non ci si accorge della presenza di Gil-galad. Gil-galad in realtà nel Legendarium di Tolkien è un personaggio importantissimo, il re supremo degli Elfi Noldor. Lui brandiva la leggendaria lancia Aeglos e morì proprio in questa battaglia, ucciso da Sauron. Tra le scene inedite veniva data maggior rilevanza al personaggio rispetto ai pochissimi frame che lo ritraggono nella versione finale. Lo vedevamo guidare l'esercito elfico fianco a fianco con Elrond e vedevamo anche molte più inquadrature con l'esercito stesso che avanzava. Direi che sarebbe stata una grande scena, anche perché almeno io ci ho messo anni per capire che Gil-galad compariva nei film, non so se è successo lo stesso pure a voi, invece con questa scena forse sarebbe stato più chiaro. E c'è ancora altro su Gil-galad: esistono immagini dello storyboard della scena della sua morte e sappiamo che è stata girata. In questa scena Sauron agguantava con la mano Gil-galad e poi lo lanciava via dopo averlo ucciso. Sarebbe difficile capire come l'abbia ucciso e sembrerebbe strano che l'abbia strangolato così velocemente. In realtà possiamo sapere cosa avrebbe rappresentato la scena proprio per la fedeltà di Peter Jackson all'opera di Tolkien. Nei libri si parla di un resoconto della battaglia che Isildur scrisse a Minas Tirith prima di partire verso nord, e qui raccontava che Gil-galad fu bruciato dalla mano nera di Sauron. Peter Jackson intendeva rappresentare esattamente questa morte particolare con un'attenzione assoluta al dettaglio. Nel prologo c'erano anche più scene di battaglia con gli orchi, in particolare alcune in cui vedevamo direttamente Elendil che li affrontava. È probabile che appartenessero al prologo anche delle scene in cui venivano raffigurati gli elfi con la tipica aura di soprannaturale che Peter Jackson sapeva conferirgli. Le scene che state vedendo con elfi immersi nella natura erano infatti accompagnate da una linea di dialogo del narratore che li descriveva come la più antica e la più saggia delle razze parlanti della Terra di Mezzo. Spostiamoci adesso all'arrivo di Gandalf nella contea. Qui è stata tagliata una breve scena in cui Gandalf insegna a Frodo un termine in Sindarin, un linguaggio degli elfi.
Più avanti, quando Gandalf parla dell'anello, c'era una rapida sequenza con gli orchi di Sauron e è interessante perché mostrava chiaramente il simbolo dell'occhio di Sauron sul loro stendardo, che non compare spessissimo durante i film. Durante il compleanno di Bilbo, i balli degli Hobbit erano più estesi e venivano mostrati anche due dei nostri protagonisti come musicisti all'interno di una banda musicale degli Hobbit. Pipino suona uno strumento a corde, mentre Frodo un tamburello. Sull'incipit della Compagnia dell'Anello bisogna sfatare il mito che a volte si sente di una scena con il famoso Tom Bombadil. Non è mai stata girata nessuna scena con Tom Bombadil o con lo Spettro dei Tumuli, cosa per cui ancora oggi l'adattamento di Peter Jackson viene criticato, anche se forse il regista ha fatto la scelta giusta a omettere quella che è anche nei libri una sorta di parentesi narrativa, ma fatemi sapere anche voi nei commenti come la pensate a proposito di una delle decisioni più controverse di Jackson. C'era una scena ambientata a Gran Burrone in cui Arwen parlava con Frodo, Sam, Merry e Pipino. L'attrice che interpreta Arwen, Liv Tyler, ha dichiarato che era ispirata all'arte pre-raffaelita, che in effetti ispira molto il medioevo fantastico raffigurato nella trilogia di Jackson. Ad Arwen veniva dedicata anche una scena in cui Legolas la salutava e quindi nella Compagnia dell'Anello Arwen veniva leggermente più approfondita anche nel suo ruolo di principessa elfica. Vedevamo Arwen con un costume alternativo anche nella prima scena in cui compare per salvare Frodo, ma effettivamente questa prima soluzione era poco adatta alla scena action dell'inseguimento dei Nazgûl che viene dopo. C'era anche una scena di un incontro tra Arwen e Aragorn che era un flashback con un Aragorn più giovane, probabilmente da inserire nelle due torri, di cui rimangono pochi frame con Arwen dal sorriso raggiante. Sempre nelle due torri, Arwen avrebbe avuto pure un ruolo maggiore, arrivando al fosso di Helm per combattere a fianco della gente di Rohan e di Aragorn. Di queste sequenze con Arwen erano state girate molte scene, da cui poi hanno dovuto addirittura a volte rimuoverle, e probabilmente hanno fatto bene perché ci sarebbe entrata veramente poco come guerriera anche al fosso di Helm. Sempre a Gran Burrone, durante il consiglio di Elrond, Elrond recitava la poesia dell'anello. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor, where the shadows. Ma poi questa scena è stata tagliata perché il consiglio di Elrond era già molto lungo nel film, come del resto è lungo nei libri. Durante il consiglio di Elrond, infatti, pure Gandalf aveva una battuta in cui ricordava che Sauron in persona forgiò l'unico anello. A questo punto forse sarebbe stato piazzato un flashback in cui si vedeva Sauron che forgiava l'anello. Di questo abbiamo lo storyboard in cui si vede la strana procedura usata da Sauron. Sauron infilzava l'oro con un pugnale, quasi mischiando l'oro con il proprio sangue, non si capisce benissimo, e poi l'oro magicamente andava a prendere la forma di un anello intorno al suo dito. Il disegnatore Alan Lee conferma che la sequenza fu filmata. Infatti un pezzettino della sequenza è stato inserito nel prologo e lì, se ci fate caso, Sauron tiene in mano un pugnale, che è quello che aveva usato nella scena prima per questa strana forgiatura. Un dettaglio che credo sia sfuggito a molti è questa parte con la creazione dell'anello, secondo me è una vera perla tra queste scene inedite. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi sarebbe piaciuto vederla inserita nel film. Oppure magari preferite che la procedura di creazione dell'anello rimanga avvolta nel mistero, come è stata lasciata nella versione finale. Secondo me sarebbe stata bella da vedere, però non mi dispiace tanto che l'abbiano tolta se doveva essere realizzata così, perché ho sempre immaginato la forgiatura dell'unico anello come una vera forgiatura, con i veri attrezzi del mestiere, unita sì magari alla magia nera, ma non con un pugnale in questo modo così irrealistico. E penso che anche Tolkien la intendesse come una vera forgiatura da quello che scrive nei libri. Nella fuga da Moria la compagnia veniva inseguita dai Goblin fino a Lothlórien e gli elfi di Lothlórien entravano in scena in maniera diversa. Non puntavano le frecce ai membri della compagnia, ma uccidevano con le frecce i Goblin, mentre i membri della compagnia venivano catturati e sollevati verso le cime degli alberi. Lo scontro con i Goblin forse sarebbe stato meglio della scena definitiva, ma la cattura così mi sembra un po' troppo ridicola. La scena della compagnia che lascia Lothlórien era molto più lunga come nei libri e c'erano parti con manufatti e magia elfica sulle rive del fiume Celebrant.
Se avete letto il libro, forse ricordate che dopo il viaggio lungo il fiume Anduin c'è una lunga descrizione di Frodo che siede sul seggio della vista. Questo seggio è stato costruito dagli uomini della seconda era e ha la proprietà magica di far vedere a lunghe distanze, infatti Frodo da lì è in grado di vedere diversi luoghi lontani, tra cui Minas Tirith e Barad-dûr. C'era una scena estesa in cui Frodo siede sul seggio della Monen, ma sono state girate solo le riprese di Frodo e poi la scena è stata tagliata prima dell'aggiunta degli effetti speciali. Notate che il seggio rimane nel film, ma non ci si focalizza tanto su questo elemento che può cogliere solo chi ha letto i libri. La Compagnia dell'Anello aveva anche un finale alternativo, più action, con Frodo che veniva trascinato in acqua da un Uruk-hai, ma per fortuna è stato scelto il finale con Frodo che salva Sam dalle acque del fiume, che sembra molto più adeguato al tono di quello che accadrà nei film successivi. Nelle Due Torri vediamo Elrond e Galadriel che dialogano in pratica telepaticamente sul destino della Terra di Mezzo. Quella scena mi è sempre sembrata un po' strana, infatti nelle idee originali Elrond e Arwen avrebbero dovuto andare di persona a Lothlórien per chiedere consiglio a Galadriel. Questo ci avrebbe fatto vedere come gli elfi si aiutavano tra di loro e avrebbe dato più senso a quel dialogo che avveniva di persona, invece alla fine è rimasto tutto tagliuzzato come uno strano colloquio telepatico. Nell'idea originale c'era una scena in cui Faramir, dopo aver catturato Frodo, per un attimo vede come potrebbe diventare se tenesse per sé l'anello. La scena, che sarebbe stata sicuramente molto inquietante, ci fa vedere un Frodo nel mezzo di una trasformazione che lo porterebbe a diventare simile a Gollum. È un vero peccato che questa scena non sia stata inserita perché in primis credo che ci sarebbe rimasta subito impressa e stampata per sempre in mente, poi avrebbe anche spiegato meglio la scelta di Faramir di aiutare Frodo piuttosto che di portarlo con sé a Gondor. Nella battaglia del Fosso di Helm, Aragorn aveva più scene di combattimento. Anche Eowyn avrebbe avuto una scena di combattimento contro gli Uruk-hai. Questo perché lei sarebbe rimasta con le altre donne nei sotterranei della fortezza, ma a un certo punto gli Uruk riescono ad entrare e lei avrebbe protetto donne e bambini combattendo. In particolare avrebbe salvato Morwen, la donna che vediamo in precedenza nel film mentre affida i figli al suo cavallo. Poco prima Eowyn l'avrebbe anche aiutata a partorire un altro bambino. Forse avrebbe avuto senso vedere una Eowyn guerriera prima di rivederla direttamente in queste vesti nel film successivo, senza averla mai vista combattere effettivamente prima. Il film sarebbe dovuto iniziare con una scena in cui la camera correva velocissima dal Sentiero dei Morti e arrivava su Aragorn che si svegliava di soprassalto da un sogno. Assurdo che la prima scena in assoluto sulla quale regista e sceneggiatori avevano ragionato a lungo non solo non è stata la prima del film, ma non è neppure finita per niente all'interno del film. Il ritorno del re ha avuto in generale poche scene del tutto scartate, e quelle che non sono finite nel film definitivo sono state tolte prevalentemente per motivi di tempo nella fase di post-produzione. È questo il caso di un combattimento sopra un olifante morto, per esempio, dei guardiani a tre teste che stanno alle porte di Kirith Ungol. Nei libri queste statue hanno una loro autocoscienza e vengono descritte dettagliatamente in un passaggio molto inquietante. Nel film avevano pensato di riproporre questo aspetto, ma poi per motivi di tempo li hanno lasciati lì come semplici statue. Come per il seggio della vista, se uno non ha letto il libro, probabilmente neanche le nota. L'ultima scena girata per la fotografia principale del ritorno del re da Peter Jackson nel 2000, neanche questa è finita nel film. Era la scena della vestizione di Aragorn con cotta di maglia, emblema di Gondor, e i due che lo vestono nella scena non erano attori, ma membri della troupe che si occupavano veramente dei costumi di scena. Bellissima l'idea di inserirli nella Terra di Mezzo nel ruolo che ricoprivano veramente nel nostro mondo reale, bella l'idea di fare il paio con la grande scena dell'armatura di Théoden nelle Due Torri. Peccato però che non sia entrata nel film finito.
Nella battaglia sul finale davanti al Nero Cancello, Aragorn affronta un troll, mentre nell'idea originale al posto del troll ci sarebbe dovuto essere niente meno che Sauron. Dopo un lampo di luce accecante, Sauron sarebbe uscito sul campo di battaglia. Aragorn lo avrebbe visto nelle sue sembianze angeliche, quelle di Annatar, il Signore dei Doni, ovvero come era prima di perdere la possibilità di avere un bell'aspetto con la caduta di Numenor. Oltre a vari pezzi di girato, abbiamo anche la sceneggiatura di questa parte. Sauron, nel suo bell'aspetto, avrebbe guardato negli occhi di Aragorn come se stesse fissando la sua stessa anima e avrebbe detto, sbeffeggiando lui e i suoi antenati: «Che cosa hanno portato i re del passato, da oltre i mari separanti? Sette stelle e sette pietre e un albero bianco. Salute, Aragorn, figlio di re». La frase è letteralmente intrisa di lore tolkieniana e non sarebbe stata facile da capire al primo ascolto. Infatti è una citazione diretta di una poesia che nei libri Gandalf recita a Pipino per raccontare la caduta di Numenor. I re del passato sono Elendil e i suoi discendenti che erano sfuggiti alla fine di Numenor arrivando nella Terra di Mezzo e poi avevano sconfitto lo stesso Sauron, che infatti non sembra averli in simpatia. I mari separanti sono un riferimento all'oceano Beleagar, che appunto separava la Terra di Mezzo da Numenor e da Aman, il continente dove risiedono i Valar. Le sette stelle sono un simbolo usato anche da Aragorn di non chiarissima interpretazione, forse sono il simbolo del regno settentrionale di Arnor che venne fondato insieme a Gondor o delle sette navi che portarono le sette pietre. Le sette pietre sono i sette palantiri portati dagli uomini di Numenor nella Terra di Mezzo e l'albero bianco è quello di Gondor che discende da Nimloth, l'albero di Numenor. Oltre al dialogo e alla battaglia tra Aragorn e Sauron, c'era anche un finale con la sconfitta di Sauron in forma fisica. Sauron aveva vinto su Aragorn e stava per trafiggerlo con uno spadone, un'arma che a Sauron purtroppo non abbiamo mai visto usare perché nei film usa sempre una mazza d'arme. Ma in quel momento, con un tempismo perfetto, l'anello veniva distrutto e Sauron, trafitto dalla spada Narsil, esplodeva in una scena simile a quella del prologo quando veniva sconfitto dai Isildur. Questo duello non c'è assolutamente nei libri, anzi sembra molto più lontano dalla conclusione che alla fine è stata scelta, con Sauron che non sfiora nemmeno il campo di battaglia. Nei libri compare anche la devastazione della contea, a cui è dedicato l'intero capitolo intitolato Percorrendo la contea, e è qui che muore addirittura Saruman, a differenza che nei film. Molti si sono lamentati e si lamentano tuttora di questa differenza macroscopica tra libri e film. In realtà delle scene che mostravano che anche la contea era stata colpita dalla guerra sono state girate, però non sono mai state inserite nei film, a parte i pochi frame nello specchio di Galadriel. Qui personalmente mi trovo d'accordo con Jackson anche nel deviare dalle opere di Tolkien e nel mostrare la contea quasi come un luogo incontaminato dove i protagonisti possono fare ritorno dopo l'avventura, perché nel film non ci sarebbe stato spazio per spiegare bene gli eventi capitati nel frattempo nella contea. Oltre che la sconfitta di Sauron a metà film sarebbe stata decisamente anticlimatica. Nei libri sappiamo anche cosa accade ai vari personaggi principali dopo la sconfitta di Sauron, mentre nel film conosciamo la sorte solo di alcuni. Anche qui in verità c'erano ulteriori scene sul finale delle storie dei vari personaggi. Vedevamo Gimli che osservava delle pietre, Legolas presumibilmente di nuovo a Bosco Atro e Faramir che si sposava con Eowyn. Tutte le sequenze sono state girate e, vista la durata che era probabilmente breve, sarebbe stato bello inserirle nel film per una degna conclusione alla storia di tutti i personaggi. Beh, con il finale del Ritorno del Re si conclude ovviamente anche il nostro viaggio tra le scene inedite del Signore degli Anelli. Ora fatemi sapere voi nei commenti quale scena vi dispiace di più che non ci sia e quindi quella che avreste sicuramente inserito. Se avete apprezzato il video iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e date un'occhiata pure a quelli qua in fondo che sicuramente possono interessarvi. Se poi vi va di consigliare anche il video ad amici appassionati del Signore degli Anelli, magari farete scoprire pure a loro queste scene inedite. Ciao!